arriva tutta la Tumistufi in cazzarola, non mi ci sarei messo tanto volentieri dentro una stanza buia. Si chiamava Mira. L'hanno ferito in Grecia, nella guerra. È entrata una cosa qua dentro, nel ginocchio, e se n'è andata più via. E io non sono stato più lo stesso. Un giorno stavo a pulire i cessi. Arriva il capitano mio e mi mette davanti una donna legata. E dice, è questa! E che ci devo fare a questa donna? Spara! Capitano, io non c'ho il fucile. Prendilo! Capitano, è scarico. Caricalo! Capitano, io stavo a pulire i cessi. Puntaglielo in mezzo agli occhi! E io ho puntato. Sì, ho puntato. In mezzo a quell'occhio che mi hanno continuato a guardare. Anche dopo che ho sparato. Sì, ho sparato. Ho sparato, non è colpa mia, ma ho sparato. E mentre premevo il grilletto pensavo... Aspetta, non te ne andare. Ma chi sei? Ma non è che per caso sei mia madre? Io in mezzo alla gente stavo a cercare la faccia dell'uomo che mi avrebbe portato via. Ero minorenne, ma dimostravo di più. Infatti quell'estate a Castel Porziano mi avevano dato la fascia come più bella littorina del litorale. Ma io mica lo sapevo quello che volevo. Ah, signoria, aspettate, vi ricordate di me? No. Se siamo visti al cinema per il film di Fred Astaire. E perché te muovi così? Lo so, ma non so, ma invece ballerti in fed-up è meglio di Fred Astaire, eh? Bella, quanto sei bella, cucchetta mia, che te farei! Piuttosto, fa un discorso serio! Pure io vieni stasera al magazzino e vedi se infascio sul serio! Ma no, per ste cose devi aspettare che ci sposamo. Perché ci sposamo? E che non ce lo sai? So contento! Quando finisce la guerra, Vittò, quando arrivano gli americani! Aspetta e spera! Così, quando gli americani li hanno liberati, Vittorio si è liberato di loro! Perché sono arrivati con 2 anni in ritardo, sono 2 anni e vi aspettavo, ma rincoglionini, che avete fatto, eh? Vi siete svegliati! Don't play the America! Home Ma chi stai a dire? E che ne so, Vittorio?